Ciao e bentornati su The Italian Maker. Come potete capire dalla luce al mio fianco, anche oggi parliamo di luci e precisamente parliamo del brand WeLight. Brand che già conoscete perché abbiamo recensito appunto il Ninja 200, questa luce da studio, ma anche questa piccolina, la S05, che pure questo qui abbiamo fatto un video, ve lo mettiamo nel link in descrizione. Ma oggi vogliamo proporvi un altro prodotto, sempre della WeLight, per delle luci un po' più interessanti, non tanto per illuminare una persona come può essere questa, ma più per creare uno schema di luci nel background del nostro soggetto. Ed è per questo che vi presentiamo il tubo RGB WeLight K21. Questo tubo si presenta con gli stessi pulsanti a cui ci ha abituato WeLight su questa lucina e questo qua, quindi il menu, le impostazioni sono identiche, varie scene, varie luminosità, intensità. Presenta il foro per il cavalletto sia sopra che sotto, quindi se ne possono volendo avvitare due insieme. Inoltre è magnetico, quindi se avete delle barre di ferro in giro per casa potete agganciarlo sopra e posizionarlo un po' ovunque, o se ne comprate più di uno si possono agganciare uno con l'altro. Presenta il Bluetooth e con l'app WeLight per il cellulare si può gestire creando gruppi. Con una sola app potete gestire tutte e tre i prodotti che vedete qua. Quindi con la stessa app si sincronizza addirittura il punto di bianco. Dai pulsanti appunto possiamo selezionare i canali RGB white and yellow, quindi i classici tre colori base più altri due colori qui. O se no si può definire la luminosità sempre da 0 a 100%, il bilanciamento del bianco da 2800 Kelvin fino a 8000 Kelvin, più una compensazione rosa verde. La luce che fa è più o meno questa, quindi sono abbastanza potenti. La batteria si carica sempre tramite un comodissimo cavo USB-C, ormai standard universale. Alla massima luminosità offrono circa 60 minuti di carica, in quanto la batteria è da 2500 mAh e la potenza luminosa è di 8 watt, quindi comunque non sono adatte a un'illuminazione di una scena volto. Se mettiamo bianco settando 100% luminosità a 5000 Kelvin, comunque l'intensità luminosa è questa. È buono se è da vicino, lontano non è il massimo, ma secondo noi è molto più interessante creare schemi di luce con i colori particolari. Comunque la brillantezza è ottima e vedete che qua mi permette di cambiare scene. Posso andare a definire da 0 a 100 per il canale R, per il canale G, B, white e yellow la percentuale che voglio, più delle scene prefissate che fanno effetti di luce. Andiamo un po' a vedere come la vogliamo utilizzare per fare degli schemi di luce interessanti. Ok, ed ecco un set che abbiamo un po' improvvisato. Come vedete, le luci sono dietro di me con un'illuminazione indiretta. Ho davanti a me una luce con softbox che quindi illumina il mio volto, quindi l'illuminazione diretta è data da un softbox bianco classico, ma per dare un look un po' più interessante al tutto, ho un'illuminazione indiretta da dietro di queste luci che addirittura le vedete nella scena. Si possono usare in due modi: o puntate direttamente verso la camera per un effetto più potente della luce, se no puntandole verso il muro per avere un effetto più morbido di rimbalzo sul muro, a seconda di come vi piace il look. Noi abbiamo optato per questo look con queste luci un po' forti rosse e blu. Però, come vi dicevo, dalla comodissima app sul telefono posso cambiarle o tutte e due insieme o a blocchi separati e fare un po' i colori che voglio. In questo caso, in questo set, abbiamo delle barre metalliche sul soffitto che ci risultano molto comode per poterle agganciare sfruttando appunto i magneti dei K21. Mi stanno illuminando questa volta in modo diretto, quindi l'unica fonte luminosa di tutta la stanza sono loro, così anche intuite la luminosità che hanno. Stiamo tenendo gli stessi colori per tutti i set, così capite a parità di luce e colore, soltanto il posizionamento come cambia l'effetto. E questo qua può essere utilizzato ad esempio in un cortometraggio per rappresentare un ambiente cupo, come può essere all'interno magari di un pub con delle luci al neon che illuminano i soggetti con questi due colori, che sono quelli un po' più classici nella filmografia. Eppure questo qui mi piace molto. Sono posizionate a circa, direi, 1,5 m da me sopra la testa e hanno comunque una buona intensità luminosa. E poi sono comode perché anche se sono difficili da raggiungere, dall'app su smartphone posso pilotarle, quindi fantastico. E per questo video è tutto, e grazie a WeLight per averci fornito questi comodissimi K21 in cui vi mettiamo il link in descrizione per poterli acquistare. Un saluto da The Italian Maker, ci vediamo nel prossimo video.